tutti quelli che hanno collaborato e lavorato per questo progetto. E però... quello sulla legalità è uno degli assi culturali portanti della nostra scuola, è parte integrante del piano dell'offerta formativa. Quest'anno abbiamo avuto un'occasione in più per approfondire queste tematiche e dare un forte contributo alla formazione dei nostri bambini e delle nostre bambine. Abbiamo realizzato un progetto finanziato con i fondi PON dell'Unione Europea che si chiama appunto Legali al Sud, centrato sulla educazione alla legalità. Ma vorrei ricordare l'importanza di questo progetto, che è un progetto che si connota con molta parte di attività di apprendimento in situazione. I nostri bambini e le nostre bambine, oltre ad aver fatto un laboratorio interessantissimo in partenariato con l'associazione Libera, Nomi e Numeri contro le Mafie, l'associazione Don Luigi Ciotti, ma hanno realizzato momenti di formazione importante in situazione. Loro hanno partecipato per esempio alla 16ª giornata in ricordo delle vittime della mafia a Potenza, sono stati un'intera giornata sulle terre e i beni confiscati alla Sacra Corona Unita a Tor Chiarolo, dove hanno potuto vedere concretamente il passaggio dalla illegalità alla legalità e alle opportunità che la legalità offre alla nostra società. Sono stati ad incontrare rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Palagiano, e oggi si completa questo percorso formativo non casualmente qui in piazza Falcone e Borsellino, una piazza intitolata a tutte le vittime della mafia, con un simbolico ripristino di questa piazza. E anche questo è un modo per apprendere in una situazione concreta tratti importanti della legalità e dei comportamenti legali, corretti, sinceri, onesti che ognuno di noi deve avere ogni giorno. Mi piace ricordare, mi sembra doveroso, che questo progetto è stato realizzato in partenariato con l'Associazione Libera e che ha nominato un proprio tutor che ha collaborato attivamente anche agli aspetti didattici e formativi, un'esperta di chiara fama. E poi vorrei ringraziare particolarmente i fratelli del capitano Basile, una delle vittime della mafia come è noto, che volontariamente hanno affiancato i bambini e le bambine di questo progetto lungo tutto il percorso, davvero guidandoli in maniera esemplare, per cui mi piace ringraziare loro e tutti quelli che hanno collaborato al nostro progetto. E farla rigenerare. E allora noi simbolicamente oggi la puliremo con acqua e sapone, almeno gli togliamo lo smog che cade dal cielo, così giusto per ritrovare il ripristino della piazza che avevamo messo in programma. Perché era previsto proprio questo, ci sembrava bello farlo proprio in questa occasione, così completando un po' il progetto. Però proprio l'altro giorno quando siamo sentiti. Che si fa? Allora possiamo fare che facciamo. Prima dei brevi interventi, anche perché ci sono i bambini. Ma questo si legge, le cose diventano meglio, si legge, non è il problema. Mettiamo, bisogna pulire questo. Sono Anna Maria Bonifazi, referente provinciale dell'Associazione Libera, Associazione dei Numeri contro le Mafie, e stamattina stiamo concludendo il PON Legali al Sud con la scuola Gianni Rodari di Palagiano, con la quale abbiamo collaborato per tutto il svolgimento del progetto. Questo progetto è stato impostato appunto sulla legalità e il nostro partner di Libera è stato Giancarlo Girardi, che è del coordinamento provinciale di Libera Taranto. E la novità di questo progetto è stata quella di mettere insieme l'approfondimento nella classe, nella scuola con i bambini, con l'apprendimento in situazione. Infatti i bambini hanno partecipato alla giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia a Potenza. Ci sono anche le foto con Don Luigi Ciotti e anche con il giudice Carbone che hanno realizzato a Potenza, e poi sono andati a Tor Chiarolo a Mesagne, dove hanno potuto toccare con mano e vedere i terreni confiscati alla mafia che sono gestiti dalla cooperativa Libera Terra, Terre di Puglia.
e hanno potuto anche visitare la bottega dei sapori e dei saperi di Libera, dove sono venduti i prodotti di Libera Terra, pasta, taraglino, olio, vino, eccetera. Noi la mafia la conosciamo nei film, però è molto più vicina di quanto noi possiamo pensare. La mafia sono anche i nostri atteggiamenti, gli atteggiamenti di noi adulti, non certamente i vostri atteggiamenti. Quando cerchiamo di superare le difficoltà utilizzando non il rispetto delle leggi e delle regole, ma dei sotterfugi. E allora, fin dalla vostra età, è giusto abituarsi ogni giorno a questa mattina. Voi avete simbolicamente ripulito queste targhe e non so se ci avete riflettuto, ma io penso di sì. La pulitura di questa lapide o delle altre non è solo il simbolo di una lapide che si è arrugginita col tempo, si è ossidata col tempo, ma è la pulizia quotidiana che ognuno di noi deve fare per ricordare sempre questi grandi uomini che hanno fatto la storia del nostro paese, che hanno fatto la storia della lotta alle mafie e alla criminalità. E la criminalità esiste dappertutto, avrete sicuramente discusso in classe, avrete sentito sui giornali o nelle vostre famiglie anche gli ultimi accadimenti del nostro paese, con l'omicidio di due persone, di queste due persone che poi sono state ritrovate ieri o avantieri. Ecco, noi dobbiamo essere delle antenne, voi soprattutto bambini dovete essere delle antenne, cioè dovete saper riconoscere il pericolo, dovete saperlo leggere il pericolo, e insieme a noi adulti dobbiamo trovare le strategie migliori per crescere come individui e come comunità. E in questo la scuola è straordinariamente importante, il lavoro che voi fate durante il vostro percorso formativo è davvero importante. Oggi i nostri bambini sono certamente migliori di quando eravamo bambini noi. In classe si doveva star zitti e magari prendersi anche qualche bacchettata. Oggi voi avete la possibilità di vivere una scuola aperta, una scuola vera, una scuola che si confronta con i problemi fin dalla prima elementare, oserei dire anche dalla scuola materna. E questo ringraziamento per questo lavoro ovviamente va a chi nella scuola ci lavora, agli insegnanti soprattutto, ai dirigenti, a tutto il personale scolastico. Così si costruisce un mondo di pace. Buone pratiche che si affrontano ogni giorno della nostra attività didattica, ed è giusto che sia così, perché la legalità, ovviamente l'educazione alla legalità, non può essere certo confinata all'interno di un progetto, per quanto bello, per quanto interessante, per quanto appassionante, ma deve davvero vivere nella nostra vita di ogni giorno, nella nostra attività. E quello sulla legalità è uno degli assi culturali portanti della nostra scuola, è parte integrante del piano dell'offerta formativa. Quest'anno abbiamo avuto un'occasione in più per approfondire queste tematiche e dare un forte contributo alla formazione dei nostri bambini e delle nostre bambine. Abbiamo realizzato un progetto finanziato con i fondi PON dell'Unione Europea che si chiama appunto Legali al Sud, centrato sulla educazione alla legalità. Ma vorrei ricordare l'importanza di questo progetto, che è un progetto che si connota con molta parte di attività di apprendimento in situazione. I nostri bambini e le nostre bambine, oltre ad aver fatto un laboratorio interessantissimo in partenariato con l'associazione Libera, Nomi e Numeri contro le Mafie, l'associazione Don Luigi Ciotti, ma hanno realizzato momenti di formazione importante in situazione. Loro hanno partecipato per esempio alla 16ª giornata in ricordo delle vittime della mafia a Potenza, sono stati un'intera giornata sulle terre e i beni confiscati alla Sacra Corona Unita a Torchiarolo, dove hanno potuto vedere concretamente il passaggio dalla
illegalità, alla legalità e alle opportunità che la legalità offre alla nostra società. Sono stati ad incontrare rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Palagiano, e oggi si completa questo percorso formativo non casualmente qui in piazza Falcone e Borsellino, una piazza intitolata a tutte le vittime della mafia, con un simbolico ripristino di questa piazza. E anche questo è un modo per apprendere in una situazione concreta tratti importanti della legalità e dei comportamenti legali, corretti, sinceri, onesti che ognuno di noi deve avere ogni giorno. Mi piace ricordare, mi sembra doveroso, che questo progetto è stato realizzato in partenariato con l'Associazione Libera e che ha nominato un proprio tutor che ha collaborato attivamente anche agli aspetti didattici e formativi, un'esperta di chiara fama. E poi vorrei ringraziare particolarmente i fratelli del capitano Basile, una delle vittime della mafia come è noto, che volontariamente hanno affiancato i bambini e le bambine di questo progetto lungo tutto il percorso, davvero guidandoli in maniera esemplare, per cui mi piace ringraziare loro e tutti quelli che hanno collaborato al nostro progetto. Sono Anna Maria Bonifazi, referente provinciale dell'Associazione Libera, Associazione Liberi contro le Mafie, e stamattina stiamo concludendo il PON Legali al Sud con la scuola Gianni Rodari di Palagiano, con la quale abbiamo collaborato per tutto lo svolgimento del progetto. Questo progetto è stato impostato appunto sulla legalità e il nostro partner di Libera è stato Giancarlo Giraldi, che è del coordinamento provinciale di Libera Taranto. La novità di questo progetto è stata quella di mettere insieme l'approfondimento nella classe, nella scuola con i bambini, con l'apprendimento in situazione. Infatti i bambini hanno partecipato alla giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia a Potenza. Ci sono anche le foto con Don Luigi Ciotti e anche con il giudice Carbone che hanno realizzato a Potenza, e poi sono andati a Torchiarulo, a Mesagne, dove hanno potuto toccare con mano e vedere i terreni confiscati alla mafia che sono gestiti dalla cooperativa Libera Terra, Terre di Puglia, e hanno potuto anche visitare la bottega dei sapori e dei saperi di Libera, dove sono venduti i prodotti di Libera Terra, pasta, taragliini, allora, olio, vino, eccetera. Le classi, non so che c'è il sole, ma aspettate lui. Molto spesso noi la mafia la conosciamo nei film, però è molto più vicina di quanto noi possiamo pensare. La mafia sono anche i nostri atteggiamenti, gli atteggiamenti di noi adulti, non certamente i vostri atteggiamenti. Quando cerchiamo di superare le difficoltà utilizzando non il rispetto delle leggi e delle regole, ma dei sotterfugi. E allora, fin dalla vostra età, è giusto abituarsi ogni giorno a rispettare le regole. Comportamenti, buone pratiche che si affrontano ogni giorno della nostra attività didattica, ed è giusto che sia così, perché la legalità, ovviamente l'educazione alla legalità, non può essere certo confinata all'interno di un progetto, per quanto bello, per quanto interessante, per quanto appassionante, ma deve davvero vivere nella nostra vita di ogni giorno, nella nostra attività.
Io sono stata la tutor di questo progetto, un progetto PON C3 che aveva come titolo Le regole del gioco, un percorso didattico sulla legalità al quale i bambini hanno partecipato con molto entusiasmo e hanno davvero acquisito il senso del progetto stesso, dei suoi obiettivi, delle sue finalità. Cioè che il rispetto delle regole è la base fondamentale per ogni tipo di comunità e per la convivenza civile. La manifestazione di oggi posso dire che ha concluso degnamente e con successo tutto il percorso didattico.